Prima devo tornare Miles, poi girerò il parco in incognito. Non vedo nessun cattivo qui. Perché non diamo un'occhiata? Non funziona, che c'è? Salve a tutti! Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo... è l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Eccellente! Cole? Un baldo giovane pronto a immergersi nel domani che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite, venite tutti a vivere il futuro! C'è una postazione più avanti. Non fermarti. Se l'esperienza ti è piaciuta, parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti in tutta la città. Il periodo gratuito termina presto. Grazie, Betsy. So che lo farà. Ora personalizza l'esperienza. Mentre guardi queste immagini, vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo vinto. Non ci credo! Buon divertimento. Non preoccuparti, io potrò vederti e sentirti. Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. E ora vivi il tuo sogno. Bene, iniziamo. Ok, ci sono! Coraggio, sì! Così vi voglio! Tenetevi forte! Andiamo! Ok, vai con il break! Siamo tutti fuori! Non vi sento! Casa! Boom! Sì, baby! Facciamolo ancora una volta! Superiamo ogni limite! Divertiamoci! Deve provare anche Genki!
finito, Martin Lee. Era reale. Prima combatti, poi analizza. Quello fuori! Beck, mi senti? Sì, sì. È giusto un problemino tecnico. Ovviamente! Scusa, non ti vediamo. Spiegarci che succede. Il locale era in delirio, poi sono arrivati i cattivi e ora è un delirio per me. Non stai ferito, vero? Sto alla grande, ma non potete tipo staccare la spina. Non è così facile. Ma ci proviamo. Che roba. Nella mia testa. Beck mi ha chiesto di pensare al futuro per creare l'illusione. E io avrei pensato a questo. Manca poco. Te la stai ancora cavando bene? Più o meno. Resisti. Solo qualche secondo. Ha parlato di realizzare il mio sogno, ma sembra più un incubo. Questi nuovi poteri. Ecco il mixer. Raggiungi. E fretta. Se finisci la canzone, puoi interrompere il programma. Siamo! Dovresti vedere un'uscita! Ok, è ora di andare. No! Come sta succedendo? Ehi, stai bene? Sì. Mi spiace tantissimo. Faremo il possibile per capire cos'è successo. Ma nel mentre... Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ciao, Pete. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, hey, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca. Ciao, piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, quel coso mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Ok, ecco il piano. Stasera va in scena il greatest hits della nostra infanzia. E i tre singoli di punta sono le nostre giostre preferite. E inizieremo da te, Fortunello. Vuol dire che... Il maestoso re dell'idropanca deve forse difendere il suo trono?